splendente, almeno per voi, visto che per quanto riguarda l'intera provincia nulla è stato fatto. Mi aspettavo almeno di trovare un paese, il paese di appartenenza della famiglia di Mastella, che fosse un paese, uno specchio, un centro di attrazione turistica, di eccellenze di vario genere. Invece, da quanto mi dicono, scopro che forse è uno tra i paesi più disagiati che esistono nella zona. Quindi questo sta ad indicare la capacità di queste persone di incidere a livello politico su quelle che sono le nostre realtà, una capacità inesistente, una capacità che è legata unicamente alla loro volontà di favorire quelli che sono i rapporti di clientelismo legati unicamente all'accesso al voto, perché a loro non interessa il consenso dettato dalla condivisione di un progetto, di un programma, di iniziative che possono essere a favore della collettività. A loro interessa un consenso che misurano in termini di voti, e loro, chiaramente qualcuno diceva che non si sono mai visti oppure non hanno mai avuto un'occasione del genere nella loro piazza, perché loro il voto non lo vengono a chiedere a voi, persone comuni. Loro fanno riferimento ai grandi elettori, diciamo così, quelle persone che loro considerano al di sopra di noi, che considerano migliori di noi, in quanto noi ci considerano una massa di caproni, e che devono unicamente gestire quello che è il flusso di voti che queste persone sono capaci di portare per la loro causa. Perché io dico la loro causa perché è solo loro la causa. Nel senso, loro non hanno nessun interesse a far sì che quelli che è il loro bacino elettorale, la popolazione su cui loro dovrebbero far valere la loro progettualità, cresca. Perché più ci tengono disperati, più loro riescono a governare quello che può essere il voto in queste zone. Dico questo perché così, insomma, lo sappiamo, non è che ci stiamo inventando l'acqua calda, insomma, sono cose risapute. Per chi vive la politica giornalmente, per chi vive in mezzo alla gente, per le persone comuni come noi, sappiamo benissimo che fondamentalmente per loro noi siamo dei voti che vanno chiesti al momento del voto, ma fino a quel momento non siamo nulla, perché a loro non apportiamo nulla in termini di accrescimento di quello che è la loro sfera di influenza. Quindi quando io vengo qui, di queste zone io non ho mai sentito parlare, ne sento parlare quando prende fuoco la discarica a San Leucio. Quindi di queste zone si sente parlare unicamente quando si parla di rifiuti tombati, di discariche incendiate, di dissesto idrogeologico, ma non si sente mai parlare di queste zone per una progettualità volta a far crescere queste zone. Ed è appunto il punto su cui io sto battendo molto in questa campagna elettorale. Queste persone non sono capaci di progettare, ma non è che non sono capaci perché non ne hanno le qualità o le capacità. Non lo vogliono, perché loro non hanno nessun interesse a far sì che noi possiamo accrescerci dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale, perché ci devono tenere, ripeto, nella condizione tale da poter essere gestiti. Quindi queste zone, che a mio avviso sono bellissime, perché adesso io le sto scoprendo, perché ammetto anche la mia ignoranza, perché molte di queste zone io non le conosco, la provincia di Benevento purtroppo non la conosco e la sto scoprendo, e penso che sia una delle province più belle, perché offre dei paesaggi che sono bellissimi. Queste zone sono state completamente abbandonate, non c'è stato nessun tipo di progettualità che volesse riportare al centro di quella che è la provincia di Benevento una progettazione volta alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del comparto agricolo, del comparto enogastronomico, del comparto artigianale. Nessuna volontà. E questo lo si scopre ogni qualvolta si va a vedere quelli che sono stati i risultati ottenuti in queste zone. Nessuno. L'unica cosa che riescono a proporre in questo periodo sono nuovi interventi infrastrutturali che vengono calati, ma che non hanno alcuna logica nel contesto di quello che può essere una progettualità più ampia, ma che servono ancora una volta a determinare un flusso economico verso determinati gangli che loro gestiscono. Quindi questo è importante, cioè non è che io ve lo sto dicendo come se voi non lo sapeste, voi lo sapete troppo bene, è importante però riuscire un attimo a guardare oltre, a cercare di avere una visione un po' più lunga, in modo tale da opporsi a questa mentalità che ci vuole soggiogati. Quindi quando ad esempio poi, sto parlando di schizofrenia politica, qualcuno me la contesta, forse Gerardo se c'è qui, perché dice questo non è schizofrenia politica, questo è cinismo politico. Queste persone propongono delle cose, ma parallelamente ne fanno altre. Adesso è cominciata la campagna elettorale, loro stanno proponendo che l'asset principale della provincia di Benevento sia l'agricoltura. Però io a questi signori devo ricordare che mentre loro qui stanno facendo una campagna elettorale per quanto riguarda l'agricoltura, lo sviluppo turistico e via dicendo, io devo ricordare a questi signori, il centrodestra a livello regionale e il centrosinistra a livello nazionale, anzi il Partito della Nazione a livello nazionale, che hanno approvato
a Roma lo sblocco Italia che prevede le trivellazioni selvagge, e qua parimenti la regione non ha mai fatto nulla, la regione dove è presente la signora Mastella o signora Lonardo, perché poi è simpatico. Io mi sono chiesto, quando ho visto il manifesto della signora Mastella, ho detto: perché Mastella e non Lonardo? E poi mi hanno spiegato: no, Lonardo perché c'è il cugino, mi sembra, che è candidato nell'altra lista che è del centro-sinistra. Ah, ho detto, quindi c'è, si sono anche divisi i voti, mi sembra, anche strategicamente, però vabbè, comunque la scelta di chiamarsi Mastella. Quindi queste persone, mentre dicono una cosa, ne fanno totalmente l'opposto. Dicono di voler investire sull'agricoltura, ma parallelamente introducono l'IMU sui terreni agricoli. Dicono di voler investire sull'agricoltura, ma parallelamente autorizzano comparti ASI, comparti PIP, la cementificazione selvaggia, che sono sempre e solo unicamente attività che determinano un ritorno dal punto di vista del clientelismo, ma che non hanno nulla a che vedere con quella che sono le potenzialità di questa terra, perché nel fare quel tipo di progettualità sottraggono terra a quella che potrebbe essere lo sviluppo dal punto di vista agricolo, e lo fanno unicamente per interessi economici. Quindi invece noi, quando proponiamo che l'agricoltura deve essere un asset fondamentale per le nostre zone, intendiamo ad agire innanzitutto sulla legge, cioè introdurre il concetto del cemento zero e il concetto di cemento zero, e questo lo si fa a livello regionale andando a individuare un'opportuna legge urbanistica che preveda un determinato recupero dell'esistente, disincentivando la possibilità di andare ad incidere su nuovi terreni. Questo che fa non è semplicemente un intervento che può essere visto solamente come un approccio ecologico, no, questo è un intervento che, oltre a determinare una tutela di quello che è il paesaggio e di quelle che sono le aree che possono essere destinate allo sviluppo agricolo, determina anche un accrescimento di quelli che sono i valori degli immobili che uno ha nei vari paesi. Perché se ci fate caso, io vengo da Airola, dove c'è stato uno sviluppo edilizio impressionante che non ha nessuna logica, perché la richiesta è nettamente inferiore. Quindi di conseguenza io non mi spiego, quel tipo di azione non ha fatto altro che distruggere quello che era il valore delle proprietà che ognuno di noi, come sempre i miei genitori che hanno lavorato una vita per farsi una casa, quella casa purtroppo non ha più nessun tipo di valore immobiliare, perché parimenti ce ne sono a fianco altri 300 costruiti ex novo in cui non c'è nessuno. Quindi loro, nel momento in cui fanno queste operazioni vengono fatte unicamente per far una sorta di lavatrice per quelli che sono gli interessi camorristici che ci sono al di sopra di questi affari. Quindi invece noi, quando parliamo di questo, di sviluppo agricolo, abbiamo una progettualità nel rispetto in funzione dello sviluppo agricolo. Quindi l'abolizione chiaramente dell'IMU sui terreni agricoli, una legge regionale sull'urbanistica che preveda il cemento zero, la definizione di legge per quanto riguarda l'uso e l'utilizzo dei terreni pubblici. Quindi il nostro progetto, quello che è il nostro progetto, in parte l'ha spiegato anche Francesca, non è un progetto, innanzitutto è stato scritto da noi e non dalle agenzie di marketing, quindi già questa è una cosa fondamentale. È stato scritto ascoltando le persone, parlando con le persone, andandoci a confrontare con le varie categorie, e dalle proposte che sono venute da queste persone è nato un programma. E quello che stiamo portando noi in giro non è un programma spot, no, è un programma che ha una sua visione che si chiude, cioè che vede anche sempre nel reddito di cittadinanza un importante strumento, perché nel momento in cui si agisce per cambiare determinate situazioni, quelle situazioni necessariamente determineranno degli scompensi dal punto di vista occupazionale e via dicendo. Quindi se si vuole intervenire in modo importante devi prevedere anche questo, e nel prevedere anche questo devi prevedere anche che ci sia uno strumento a supporto di coloro i quali nel riammodernare, nel rivedere nuovamente tutto quello che è l'organizzazione burocratica e politica, abbiano un paracadute. Perché noi, prima di tutto, la politica non deve essere, la politica non si fa facendo il ragioniere, la politica si fa andando a tutelare quelli che sono gli interessi primari dei cittadini. E l'interesse primario dei cittadini non è contabilizzabile, l'interesse primario dei cittadini è un interesse che va tutelato a tutti i costi. E quando mi dicono non ci sono i soldi, io dico non è vero, i soldi ci sono, perché ogni qualvolta esce uno scandalo e si parla di corruzione, quella corruzione è un costo. Si dice che quella corruzione valga, per quanto riguarda l'Italia, 60 miliardi di euro. Io penso che sia una cifra esagerata.
dimezziamolo, arriviamo a 30 miliardi di euro. Quei 30 miliardi su una popolazione della Campania che sono circa il 10% degli abitanti dell'Italia, rappresenta 3 miliardi di euro. 3 miliardi di euro per una regione come la nostra sono soldi. Però purtroppo quei soldi vanno veicolati all'interno di altri sistemi che hanno l'unico e il solo obiettivo di creare clientelismo e voti. Quindi quello che vi diranno su di noi, perché vi diranno che noi siamo incompetenti, che abbiamo una visione assurda delle cose, cioè io l'ultima volta che parlai con in confronto con un altro politico, dissi noi siamo per il rifiuto zero, cioè una cosa che penso sia normale, ma non è che lo siamo noi, adesso poi ci sarà per Nicola che vi darà la conferma, ma perché l'Europa si sta muovendo in quella direzione. E lui mi rispose, vabbè, voi volete fare gli ecologisti. Noi non vogliamo fare gli ecologisti, semplicemente abbiamo la capacità e l'umiltà di parlare con le persone, con quelle persone, con quei tecnici, con delle persone che hanno delle competenze, che riescono a darci una visione diversa rispetto a quella che ci hanno imposto fino ad ora. E il ruolo del politico, e su questo io sono sempre più convinto, il politico non è un tecnico, il politico è un uomo che deve avere una visione, perché la politica non si fa dall'oggi al domani, la politica si fa con una progettualità da ora a 20 anni, perché quello che dice Francesca giustamente, noi non possiamo, io non ho figli, quindi di conseguenza, non possiamo determinare con un'azione politica che guarda unicamente a quella che è la futura, alla successiva competizione elettorale, lo sviluppo di un luogo, perché nel fare in questo modo creiamo solamente desertificazione sociale, desertificazione economica, e creiamo unicamente un processo di emigrazione da questa zona dei nostri giovani, che sono costretti ad andare via. Io devo essere libero di scegliere di andare via, non devo essere costretto ad andare via. Quindi io faccio sempre lo stesso appello, si andrà a votare, soprattutto andate a votare, chiaramente votate per il Movimento 5 Stelle, però nel momento in cui andrete a votare, mentre andate a votare, guardatevi intorno, guardatevi se c'è un servizio di autobus efficiente, guardate se c'è un servizio ferroviario efficiente, guardate se c'è un servizio sanitario efficiente, guardate se c'è un sistema viario efficiente, guardate se c'è un substrato economico efficiente che possa assorbire quelle che sono le caratteristiche e la formazione dei vostri figli. Guardate questo, se c'è questo continuate a votare loro, se non c'è questo abbiate il coraggio di cambiare. Grazie. Dovrebbe funzionare meglio adesso.